Ed eccoci arrivati al famoso bar, caro signor sindaco. Sì, siamo qua di fronte al bar Vitelli, famoso ormai in tutto il mondo. Qua alla mia destra siamo in compagnia di uno dei titolari, appunto l'architetto Giulio Motta. Ve lo lascio così vi illustra un attimino quello che è questo splendido locale e quella che è la sua storia. Ci vediamo dopo. Architetto. Buonasera. Al di là della fama cinematografica, sì, siamo direi di fronte ad un edificio che rappresenta anche la storia della Sicilia, perché è comunque un edificio del 400. Esattamente, è un edificio del 400 restaurato poi successivamente nel 700, venuto ai giorni nostri naturalmente con i segni del tempo, e poi noi come famiglia, perché io sono uno dei proprietari ma è una conduzione familiare, stiamo provvedendo al restauro dell'immobile per poi portare avanti non solo l'attività di bar ma anche di boutique hotel sopra. Ecco, cosa c'è all'interno, cosa è possibile vedere a parte sicuramente le foto del film? Allora, la scena storica diciamo che è un richiamo molto forte da un punto di vista, turistico. All'interno abbiamo un attimino cercato di riprendere i caratteri storici del palazzetto e abbiamo implementato il tutto, oltre alla famosissima granita che mia zia diciamo ha tramandato negli anni, ora abbiamo anche del light lunch, delle grosse insalate, dei dolci tipici comunque che fanno vivere appieno l'esperienza siciliana. Sicuramente questo è un punto di arrivo e di partenza di tutti i turisti che visitano Savoca, ma anche questa parte della Sicilia. E che riscontro avete da un punto di vista, diciamo, globale dell'interesse dei turisti per la Sicilia, oltre che naturalmente per il vostro bar? Allora, noi nel corso degli anni abbiamo potuto vedere che il turista in generale si avvicina all'idea della Sicilia con la classica, diciamo, idea del siciliano con la coppola e la lupara. Poi, ed è penso un motivo di vanto per noi siciliani, quando visitano il territorio rimangono attratti dal buon cibo ma soprattutto dalla cordialità delle persone, e quello che a noi piace comunque è fare vedere che è una popolazione intera che trasmette un calore affettivo al turista che arriva. Da quanto tempo è stato sempre vostro questo? Sì, prima della nostra, diciamo, conduzione familiare era della zia che lo ha amministrato, diciamo, anche prima che arrivasse il padrino, fino poi al 2009, che naturalmente il tempo se l'è portata via, però poi ci siamo messi noi a condurre, diciamo, l'attività della zia. È un edificio, come abbiamo detto prima, di grande valore storico, ma importantissimo è stato questo film. Certo. Ma qui so che sono stati registrati altri spot, altri film. Sì, qui sono stati girati parecchi film, ma non solo da un punto di vista cinematografico. Qui è venuto anche Sciascia, che ha definito Savoca il paese dalle sette facce, perché da qualsiasi punto ci si affaccia, appunto, c'è una vista diversa. Tornando al lato cinematografico, hanno girato successivamente anche un film di Beppe Fiorello, e poi più recente, diciamo, riconoscibile, lo spot della birra Messina, qui sempre da noi. È un paesino che comunque merita, chiunque lo visita si innamora della location, diciamo. Ecco, chi viene all'interno è visitabile, si può visitare il bar? Sì, noi abbiamo la parte appunto del bar che la suddividiamo, diciamo, in una sala museo e l'altra, diciamo, l'altra restante parte per godersi appunto la permanenza, e sotto abbiamo anche una cantina dove è possibile degustare dei vini, e ora a breve apriremo anche il boutique hotel sopra. Se è possibile e se lei ne ha piacere, io direi di regalare ai nostri telespettatori, a tutti i follower di Bella Sicilia che ci seguono da tutto il mondo, qualche immagine dell'interno di questo bar, non tanto per il discorso cinematografico quanto proprio per il valore che ha questo edificio per questo territorio e per la nostra Sicilia. Con piacere, la ringrazio anzi. Andiamo. Prego. Thank you.
Ed eccoci in una delle salette interne del bar Vitelli, esattamente quella che raccoglie la testimonianza di questo evento che l'ha reso così famoso. Sì, qui appunto l'abbiamo allestita. Tengo a precisare che una volta anticamente qui è dove mia zia spremeva i limoni, quindi diciamo che qui è dove è nato tutto, dove è nata l'idea della zia. E poi l'abbiamo appunto adibita a sorta di museo, mettendo alcuni frame della scena principale del film Il Padrino, ovvero quando scende in Sicilia, conosce Apollonia e poi conosce appunto il padre di Apollonia, il signor Vitelli, da qui appunto il nome del bar Vitelli. Possiamo vedere come anticamente si può anche vedere attraverso il film l'evoluzione del paese, perché anticamente il paese è qui davanti, anziché avere questa bellissima piazza che al momento ospita anche i turisti, prima era un piazzale aperto, quindi c'è un'evoluzione anche del paese stesso. Diciamo che è un passaggio tra la Sicilia antica e la Sicilia moderna, se me lo concede. Architetto, ma questo bar quante foto ha portato in giro per il mondo? Ne ha portate parecchie, ma la cosa che ci inorgoglisce di più di tutti è che chiunque venga qua, quando torna nel proprio posto, nella propria casa, torna con un sorriso. E questo è quello che principalmente a noi interessa, perché noi appunto portiamo avanti l'idea della zia e ci piace che venga ricordato il bar Vitelli come un posto accogliente per la gente. Ecco, noi siamo qui per girare un documentario promozionale del circuito Bella Sicilia, in questo caso del comune di Savoca. Lei che è in qualche modo custode della storia di queste mura, che sicuramente sì, Parlano, raccontano tanto vissuto, di questa storia cinematografica diventata, l'abbiamo detto più volte, famosa in tutto il mondo, che messaggio si sente di dire per chi non ha visitato la Sicilia o per chi sceglie altre destinazioni? Comunque un messaggio che parta da Savoca, da questo bar così rappresentativo. Io sono, se mi posso permettere, io dico la Sicilia è tutta bella, però il vero turismo siciliano lo si può apprezzare molto di più nei piccoli borghi, soprattutto quelli che stanno riemergendo dopo molti anni, e soprattutto parlo naturalmente per Savoca. L'ospitalità del cittadino che abita Savoca è qualcosa di veramente bello, non solo in tutti i campi, non mi sento di escludere alcun tipo di aspetto. Visitate Savoca, perché oltre ad avere una storia bellissima come paesino, ha un'ospitalità e una cordialità che diciamo che ultimamente molti si sono scordati, e quindi è giusto dargli onore a questa dote. Qui fate una particolarità unica, l'ho letto da qualche parte, la famosa granita con i zuccherati. Ma cosa sì, Sono questi zuccherati? Allora, la granita di limone con la zuccherata, certuni preferiscono anche granita di limone con zibibbo e zuccherata. La zuccherata è un biscotto al sesamo molto duro, che però quando viene imbevuto all'interno della granita o granita con zibibbo, acquisisce quella morbidezza che, accoppiata appunto al sapore della granita, diciamo è una poesia, diciamo che è una poesia. Allora io mi sento immerso un po' tra la storia, un po' tra la cinematografia, e prima di assaggiare, perché la voglio almeno vedere, prima di assaggiare questa sarà sicuramente squisita granita, direi di andare a vedere la cantina solo un attimo, poi torniamo su a gustare questa buonissima granita. Con piacere, vi faccio strada. Thank you.
E devo dire che continuo questa immersione nella bellezza, architetto. Grazie, grazie. Questa qui è la parte, diciamo, nuova del bar, che momentaneamente sarà adibita appunto a reception. Si accomodi. E niente, questa, diciamo, è una parte scoperta del palazzetto, una parte privata, diciamo, quasi privata, finché non aprirà appunto il boutique hotel. Intravedo da qui una cantina in penombra, con una luce molto intima. Sì, lì abbiamo trovato la vecchia dispensa del palazzetto, che abbiamo adibito a cantina. Abbiamo volutamente lasciato questo gioco di luci e ombre, perché diciamo che il vino, noi soprattutto il vino siciliano, noi trattiamo vino siciliano, va vissuto oltre che assaporato in un determinato contesto, che noi speriamo di regalare appunto con la nostra cantina. Bene, io penso che stiamo invece regalando ai nostri telespettatori delle immagini uniche, perché non è facile arrivare al Bar Videlli e scendere in tutti questi dettagli che lei con molta cortesia ci sta raccontando. Guardandomi intorno vedo anche tanti oggetti che fanno parte della tradizione contadina siciliana e non solo. Sì, noi facendo molti lavori all'interno di questo palazzetto abbiamo trovato degli oggetti storici che raccontano la storia di questo paesino e delle arti siciliane. Anziché nasconderle, abbiamo preferito mostrarle in bella vista, come si suol dire, quasi a testimoniare una cultura che è sottovalutata e che soprattutto non è conosciuta. La Sicilia, oltre ad essere un territorio fantastico, è un territorio pieno di cultura, e sta a noi siciliani valorizzare il territorio e valorizzare la nostra cultura, e quindi sono qui a bella vista per tutti. Io penso che uno spaccato molto concreto di quella che è la Sicilia vera, autentica, l'abbiamo data, ma non possiamo tradire la promessa che abbiamo fatto all'inizio, quella di andare a vedere, a gustare la granita con la zuccherata. Quindi, se mi accompagni, andiamo nel giardino. Con piacere l'accompagno, e con piacere dovrete assaggiare la granita di limone con zuccherata anche con la variante dello Zibibbo. E perché no? Andiamo! Ed eccoci qua, granite, tutta la troupe bella Sicilia è accomodata, finalmente abbiamo la nostra granita. Granita di limone con Zibibbo e la famosissima zuccherata. Ecco, come è fatta questa granita, che è diversa rispetto a quella che solitamente vediamo? Allora, questa sembrerà strano, ma forse la ricetta della sua autenticità è proprio nella sua semplicità. È fatta con acqua, zucchero e limoni appena spremuti. Questa è la granita. Abbiamo parlato di zuccherata, la zuccherata altro non è per questo biscotto, che è abbastanza friabile, no? Sì, però va imbevuta all'interno della granita, diventerà un pochettino più morbido e poi verrà assaggiato. E noi lo assaggeremo, ma intanto io chiederei alla nostra Valentina anche di spezzare uno di questi biscotti per sentire. Sentiamo quanto è croccante. Eh sì, è un bel po' croccante. Gustiamo questa granita, la dedichiamo a tutti gli italiani, a tutti i nostri follower che da tutto il mondo, come abbiamo detto, ci seguono e che aspettiamo qui a Savoca con la granita al limone con lo Zibibbo qui nel bar Videlli di Savoca. Sì, grazie.